Sì, buonasera a tutti. Io vorrei salutare i relatori, ringraziare l'amministrazione comunale di Mascali, l'amministrazione provinciale, salutare tutti voi che siete qui. Come ha detto già l'assessore Adele, che ringrazio anche a lei, ho musicato queste parole scritte da Turiddu Bella proprio in quell'occasione. Ve la faccio ascoltare, l'ira di Mungibello. Giorno 2 dell'anno 28, mentre novembre principio avvia, comincia un terribile sconforto, la rovina più grande che ci sia. La montagna grapio lo so cappotto, dopo 5 anni che non lo grapia, fece di colpo un terribile botto e poi scassa la lava corria. Di gran ciotto spargendosi per tutta la campagna, mentre ogni adono colocare morto dice a volevo scassa la montagna di fatti munci peggio maestoso. Spesse vuoti vivendo sempre aveva forse lo senso confuso. Se vomitavo dalla conciata nata e la lava scendia velocemente, facendo sciara delle proprietà, disciosse case, palazzi e paramenti di tutte pari di località. Lo 3 novembre aveva fatto gran danno, bruciato via palazzi, luci e teti, e tanto vino ricuoto un danno, lo disciuggì un semolo alle viti. Bruciavo tutte le viti in arteggio, poi mi la costa solo vecchiavo, a cui era ricco fece moreggio, manco anche di chianci rilassavo. Lo grande ciume di fuoco formato non ci stava ben niente la sua pelle, e giorno 4 sali anche navato dallo padrone di vecchia fucile. Era profondo e largo sto torrente, posso dire all'incirca 7 metri, ma s'allinchio correndo tempo nenti ed ora è un monte di massi e di pecci. Calava lo fucazzo lestamente e le belle vigneti ficisciati parian mottato di mano potente più la Sicilia tutta sterminare. L'enunziato ti si preoccuparo e tutti spaventati ne fuiero, li so casuzzi leggi li lassaro, e a me di sotto presto si nero. Lo fuoco non si attassavo, danni però ne feci in quante tanti, tanti perdi ardeni, li bruciavo,
due case giati. A Mascalorno 6 la festa c'era e ognuno preparava per la festa. Cavalli e mula erano da terra, nudo se l'aspettava da tempesta. Ma il fuoco scendeva un passo sciolto, bruciava e disciuggia senza riguardo. Le mascalesi si misero in moto e a domandare aiuto a San Leonardo. Partiu de già chiesa un cappellano, e l'arciprete insieme col clero portavano lo santo dalle mani. Preano tutti quattro sincero. Quando davanti allo fuoco arrivarono, fu un momento troppo commovente. Tutti di gente in ginocchio gridarono: San Lorenzo, calma ste spaventi. Ma non c'è bello, non ci stava l'ira, anzi pareva sempre più arraggiato. Perciò lo fuoco giorno 5 sera verso lo padronazzo era arrivato. La bella proprietà del Marabino, capomo Villa Mascali sorgia. Era 23 tonne dove mi è carregato devo mia. Oggi la sua esistenza è terminata, non resta niente chiude dalle ali, si giova tutta quanta. Sociali. Un braccio della massa distaccato tutto bruciava sotto all'usamento, e cavando in un modo smisurato si dirigeva verso Camposanto. E dal d'anterna le pesanti porti e dallo cimitero s'avanzava, fuori miscero l'ossa delle morti come fila le paglia le brucia. Picchio sotto calavo da gran fornaci dopo che i locali profanavo, alle defunte disturbavo la pace e poi con nautro braccio si ingocchiavo. Moria lo 6 novembre lentamente, Mascali si trovava in agonia, dallo paesetto c'erano lamenti, cui chiamava a Cristo e a Juan Maria. Verso Ioso scappavano le genti con le robe che potevano salvare, così niente amici o parenti, poveri e pazzi, tutti pari pari. Poco più tardo dell'undici e mezza, la bella Resia venne circondata. Lo fuoco non usava nulla prudenza, fu sopraffatta e dopo burricata. Tempo 24 ore, amici cari, Mascali tutta quanta fu disciutta. Sano arrestato solo quartieri, e la chiesa di Sant'Antonino, però si trova davanti e terreni, circondata di lava. Novembre finalmente l'Etna si muscia un poco calmanti, finero le gran scanti e gli spaventi, la lava si fermò, non io più avanti. Le garrabote con cuori contenti alle sue case tornarono trionfanti, ma quanti ce ne furono di genti che ne ha trovato, ne conosciuto tanti.
osservazioni. Parlo per tanti e tanti ignorantoni che mondono a Cristo onnipotente, dicendo che mannau sto spaventoni per castigare i peccatori di gente che sulla mascali erano infamoni, laci, assassini, furca e delinquenti, peccatori ce n'è da tutti ignoni e lo fuoco terreno non c'è già niente. Lo castigo di Dio troppo è più forte, ma non è che sta ora ad arrivare. Arriva invece quando siamo morti e resta eterno senza terminare. Grazie ancora, l'altra sera è stato molto, veramente molto bello, in piazza, ancora con più scenografico perché erano queste luci un po' proiettate, l'atmosfera della piazza, questa sera ce lo siamo proprio voluti da vicino. Adesso prego il sindaco a salire sul palco. Prima dei ringraziamenti ai nostri relatori, i quali alcuni sono dovuti andare via, prego il professore Pazzetta a venire sul palco. Vi ricordo e ringrazio il CAI, in quanto domani la sezione, il CAI di sezione di Giarre, domani ci offrono la